Buongiorno amici e benvenuti a Super Videogiochi. Super Videogiochi è una testata giornalistica di internet che parla di videogiochi. Io sono il caporedattore, nonché il presidente, amministratore delegato, capo supremo di questa nostra famosissima rivista. Adesso abbiamo anche una trasmissione televisiva che è questa, Super Videogiochi TV. Allora, noi oggi a Super Videogiochi abbiamo un po' di notizie in anteprima. Intanto siamo stati proprio di recente sia a Tokyo che nell'America e abbiamo visto due anteprime. Tutti si stavano chiedendo ma sta PlayStation ancora così, sta messa colà. Siamo stati e abbiamo già visto la PlayStation 4. Sì, ci hanno fatta vedere a noi. Abbiamo parlato lì con i giapponesi, col capo, e io ho detto guardi, io sono dei Super Videogiochi, mi faccia vedere un po' che c'è nel cantiere. Questo che ha fatto, ha preso e me l'ha fatta vedere. Allora, ve devo dire che c'ha del bello. Innanzitutto, la PlayStation 4 è molto meglio da 3. Perché? Perché è un po' più piccola, però c'ha il dietro più grosso. Dietro più grosso perché? Perché dietro c'ha un lettore più ce puoi mettere, e memoria delle macchinette fotografiche. Ci puoi collegare tutti gli elettrodomestici della casa. Faccio un esempio: esce un videogioco che si chiama Magica Tendi, se non sbaglio, che interfaccia tutti gli elettrodomestici di casa con praticamente il gioco. Cioè, a un certo punto il gioco ti dice va a vedere la lavatrice che ha finito, devi alzare a vedere la lavatrice, poi ti dice va a vedere un po' dell'acqua accesa la televisione, non è ora. Vedi, interagisce proprio con tutta la casa e se c'è state pure attenti vi controlla pure i ladri, ti dice guarda che c'è qualcuno alla porta che sta cercando di aprirla senza la chiave giusta. Questo ragazzi è il futuro dei videogiochi. Io non ne potrei parlare, ma gli ho promesso a questo che qualcosina l'anticipavo. Perciò PlayStation 4, videogiochi che interagiscono con tutta la casa, pure col ferro da stiro, però bisogna stare pure attenti, e ci saranno un sacco di altre sorprese. Ovviamente appena Microsoft ha saputo che andavo da Sony a vedere sta roba, mi ha telefonato, mi ha chiamato proprio il proprietario in persona e mi ha detto oh, fai una cosa, vieni a vedere pure da noi che stiamo a fare l'Xbox Nova. Ah, io faccio l'Xbox Nova, rimortacci. Già stiamo a PlayStation 4, chissà che faranno. Allora io gli chiedo scusi, ma come fate ad identificare la nostra Xbox Nova? Perché avete fatto prima Xbox 1. Da Xbox 1 siete passati a 360, cioè avete saltato 359 modelli. Boh, a che numero arrivate? Mi fa sarà Xbox 1000. Faccio 1000, porco cane, dico. Ma come famo a capirci? Dico, no, è facile, ci metteremo 1000 sulla scatola. Anche perché costerà 1000 euro, perciò così famo prezzo e modello tutto insieme. Io ho fatto fregna, 1000 euro sono tanti, 1000 euro, 1000 dollari in America, 1000 yen in Giappone, gli ho fatto, no, 1000 yen in Giappone non ce la famo, anche perché in Giappone ne vendevo. Perciò se Xbox 1000 me l'hanno fatta vedere, ragazzi, è spettacolare. La console praticamente non c'è, vi danno una barra, no? Sta barra si mette sotto al televisore, però non rivolta verso di voi, ma rivolta dietro. Per giocare bisogna andare dietro, cioè bisogna praticamente andare dietro e muoversi dai cazzotti, fare le cose, premi i bottoni. La cosa bella è che tu e noi tanto stanno le icone, cose di giochi da cosa, anche senza vederlo. Poi hanno detto che comunque venderanno un accessorio, per chi magari non è tanto bravo e non è un hardcore gamer, d'altronde come noi che siamo esperti dei giochi, che è uno specchio, cioè uno specchio essendo anche la televisione, se voi da dietro vedete praticamente quello che succede, quello che scegliete. E pare che con questo specchio pure le persone meno abili saranno capaci di giocare. Praticamente io gli ho detto scusi, ma non è come quell'attrezzo lì che è uscito, questo qua, no? E loro mi hanno detto sì, ma fino alla stessa cosa, abbiamo preso sto keynote, l'abbiamo integrato nella console, abbiamo scritto 1000, abbiamo levato tutti i menu che c'erano prima, abbiamo levato tutti i giochi che c'erano, e così è tutto più facile, cioè nessuno si perde più niente, pochi fili da collegare, poche cose. O io gli ho detto vabbè, secondo me le fate il botto. E potete sapere, nel frattempo, quando tutti hanno saputo che io ero stato da questi, mi ha chiamato pure Nintendo, no? Mi ha detto ah, allora scusa, ma sei stato tutti in vieni da noi. E come vengo da voi? Se mi ho diciato prima stavo in Giappone. E intanto che cazzo c'entra il Giappone? Facciamo come cazzo c'entra, non siete i giapponesi. Ma magari i giapponesi, ma noi siamo italiani. Tanto come italiani. Ma ancora te ne sei accorto, mi fa? No, mi hanno detto che erate giapponesi. No, noi siamo italiani. Cioè, lo sponsor nostro è certo Mario, ok? Nintendo è il nome italiano. Poi Luigi, il compare, che tra l'altro è pure il vicepresidente da Nintendo, pure lui è italiano, fa.
Donkey Kong è uno scimmione, cioè, che cazzo, cioè, più italiano di così mi fa, porca miseria, guarda, sto rientrando in Italia, io ho fatto, ma dove state? Mi fa Napoli. Ho preso il partito, sono andato a Napoli, arrivo lì, c'è stava praticamente uno con una scrivania, un certo Gennaro, che stava là e mi fa, prego, venga, mi faccio vedere l'intento, io non c'ero mai stato. E qua è dove produciamo il coso, il Wii. Mi fanno vedere che stavano a spaccare le console, che erano dei GameCube, e li rimontavano praticamente dentro una scatola bianca e facevano il Wii. A pedana, quella lì a bilancia, piavano delle bilance normali da supermercato, gli mettevano il nastro sopra per coprire un meretto quello che gli usciva che si vedeva e ci collegavano una porticina sotto per collegarla. Cioè, vedi, con niente di particolare, cioè, alla fine, ste cose. Però mi hanno fatto la console nuova, ragazzi, sono rimasta la console nuova da Nintendo, è una cosa spettacolare. Praticamente è come un sasso, non c'è una porta, non c'è niente. Però appena va avvicinate sto sasso si apre e dentro sto sasso ci sono una marea di pulsanti, le vette, cose eccetera. Allora, niente di questo funziona. L'unica cosa che funziona praticamente è girando sto sasso c'è un bottone rosso e su schermo appaiono i giochi. Allora che succede? Sto gioco, che ne so, c'è il protagonista che dà un pugno a uno. Allora, nel momento in cui sta dal pugno devi premere il bottone. Se non lo premi per tempo ti dà il pugno quell'altro. E questo è Super Punch Out Speciale 2011. Poi c'è un altro gioco, praticamente c'è Mario, il presidente, che corre, a un certo punto c'è un ostacolo, devi premere il bottone precisamente quando c'è l'ostacolo, allora ti salta. Se non lo premi precisamente quando c'è l'ostacolo, caschi. E tutti i giochi sono più o meno così. Allora io ho chiesto, scusi, ma non è che posso troppo semplificare la cosa? Dice, no, ma la gente c'ha voglia di stare là a giocare i giochetti, perciò non ci interessa. Allora, visto che siamo in diretta, se volete potete pure telefonarci, vi do il numero 06 55 75 825 0, per chi chiama fuori ruolo. Allora, ci abbiamo qualche telefonata in linea? Sono Marco da Roma. Prego. E non mi interessa proprio il fatto che GT5 ci abbia le macchine che rimbalzano e che l'hanno fatte dai modellini, è una follia proprio, volevo capire da lei. Beh, problema comune. Allora, anche questo ascoltatore ci chiede di GT5, spiegazioni eccetera eccetera. Allora, mi dispiace questa storia GT5, no? Che si è scoperto che hanno fatto le macchine dei modellini, quelli comprati al mercatino. Mi dispiace che hai scoperto che queste macchine rimbalzano. Allora, è normale, ragazzi, hanno fatto praticamente i modelli dalle macchinette del mercatino, no? E se queste rimbalzano, ragazzi, è normale, perché le macchinette del mercatino non si ammaccano. Cioè, avete mai preso una macchinetta queste del mercatino? Avete provato a salire sopra, pure pesate 100 kg, non la rompete, perché sono di ferro, il ferro proprio quello duro, la plastica dentro, cioè roba che veramente le rompe i cuori. E lo stesso si riflette nel modello del guida, cioè ribalzano, corrono, le ruote girano veloci, fanno quel rumoretto, e ragazzi, questo è un problema. Mi dispiace, però io purtroppo non ci posso fare. Signori, per oggi è tutto, io vi devo salutare perché già ho rivelato troppi scoop, che non posso fare.